sta filando tutto liscio in casa Peroni. Quando ecco suona il campanello. Ecco la zia. Aiuto, aiuto! Aiuto! Io ho preso un pensierino. Oh, ma che bello, grazie, guarda che bello. È servito perché riflettendoci poi su tutti i torti non ha, ecco. Grazie molto, molto, è molto carino, tipico vostro. Nel frattempo Simone ha trasformato la camera delle bambine in una discoteca. E la cosa non è divertente per il resto dei familiari. Resistere con tutta quella confusione. Sei brava. Sul letto non ti voglio vedere. Vuoi giocare? Salta sul pavimento. Ma allora con un padrino. Bravissima. Decisa. Sì, potresti mettere una seggiolina lì e dirle adesso ti siedi qui per 5 minuti e basta. Ma non è che vai lì a consolarla o poverina? No. Adesso la trovo di nuovo sul letto e ecco. Ci provo. Scendi subito da quel letto. Intanto perché ti ho detto che sui letti non si gioca. Forza. Carina, adesso facciamo così. Visto che non hai capito quello che ho detto prima, proviamo un modo per fartelo capire. Ti metti. Va bene. No. Fare quello là. Adesso. Da qua, così. No, adesso. Adesso fai 5 minuti qua, seduta. Ecco, lì. Quando sono passati poi 5 minuti, vediamo. Ginevra viene messa in time out dalla mamma e naturalmente, come tutti i bambini che non ne conoscono esattamente le procedure, continua a ribellarsi. Non sei qua per leggere, sei qua per pensare se veramente è l'ora di smettere di giocare sui letti. Sì, hai l'altra panca. Non ti do niente, stai lì, ferma. Sabrina si comporta durante tutto questo procedimento in modo molto corretto. Ma adesso? Adesso i tuoi 5 minuti sono passati, eh? So, vieni e mi chiedi se vuoi. Se vuoi, poi vieni qua. E mi chiedi se puoi andare a giocare. Puoi andare a giocare, ma non ti voglio vedere giocare sul letto, chiaro? Mi ha commosso proprio perché mia sorella sia riuscita a mantenere quello che aveva detto di fare. Mi sento orgogliosa di quello che sono riuscita a fare. Possiamo stare anche da sole, io e lei, 5 minuti, senza dover sempre avere i bambini intorno e essere semplicemente due sorelle. È pomeriggio inoltrato quando Martina chiede di uscire. Mamma, posso venire? No, amore, adesso no. Fra una mezz'oretta prepariamo cibo. Non dovresti fare in modo di dire adesso chiediamo anche al papà. Ma ti faccia chiesto di uscire, tu cosa pensi? Se arriva su quelle 6 e mezza, sì. Sto qui, avanti dietro. Questa comunicazione di sguardi e di poche parole tra i genitori serve a prendere una serena decisione che Martina gradisce molto. Sono passati un po' di giorni dal mio arrivo in casa a Peroni e decido di chiamare i due ragazzi più grandi per un discorso molto serio. Simone, pensa bene a quello che ti sto dicendo. Tu sei in un certo senso molto fortunato rispetto, se vogliamo proprio dirla tutta, rispetto a Michael. Perché tu hai la tua mamma, il tuo papà, le tue sorelle. Michael, in un certo senso, ha acquisito una figura paterna bellissima, ma l'ha acquisita. Lui ha già provato una mancanza, giusto? Dico bene, Michael? Hai ancora un pensiero su questa cosa, di questa mancanza, o l'hai superato? No, l'ho superato adesso perché
Oh, sono un bel po' di anni che sto con questo signore qui, che è adesso mio padre, e dico che non devo stare male per questa persona qua, perché in fin dei conti sono felice con Giorgio. Certo. E poi ricordati sempre che appunto noi facciamo delle scelte e comunque tu sei stato una scelta, che poi questa persona che ti ha dato la vita abbia continuato in modo diverso da quello che poteva essere per te, ma tu in quel momento è stata una scelta di comunque di amore. E poi la vita, grazie a Dio, ti ha dato un'altra possibilità, una possibilità felice. Guarda, io ti apprezzo veramente molto per questo tuo modo di fare. Sei veramente una bella persona. Va bene. Adesso mi piacerebbe che i due uomini che ci sono in questa stanza andassero dal terzo uomo di casa e lo abbracciassero. Sono molto contenta di come stanno andando le cose in questa famiglia e penso che Sabrina e Giorgio abbiano diritto ad una serata proprio per loro. Ho deciso di portare Sabrina sott'acqua perché sono convinto che l'acqua è lo specchio dell'anima. Sott'acqua non riesce a barare, le emozioni si vedono tutte, se uno ha paura, se è tranquillo, se una persona è felice, si vede tutto sott'acqua. Non facevo un'immersione da più di 10 anni. Ci siamo guardati e io ho rivisto nei suoi occhi quello che ho visto quando mi sono innamorata di lui. Dopo, da quanto ti stringe la mano, capisci se è anche innamorata di te o no. Per me è stata una settimana, forse non ci crederete, che mi ha messo molto in discussione, perché ho trovato delle persone che hanno saputo mettere in luce atteggiamenti anche di sacrificio, ma di grande valore.
Eccovi qua. Sapete che sono già passati 7 giorni? Vi lascio una lettera che leggerete quando me ne sarò andata. Io adesso vi saluto.